Due giorni ricchi di appuntamenti per le giornate CUIA, Consorzio Universitario Italo-Argentino, ospitate dall'Università degli Studi del Molise. Nella giornata introduttiva, parterre molto ricco con ospiti il presidente della CRUI, Gaetano Manfredi, Flavio Corradini, presidente del CUIA, e Thomas Ferrari, ambasciatore della Repubblica Argentina in Italia. Ascoltiamoli assieme al rettore dell'Università del Molise, Luca Brunese, al presidente della Regione Molise, Donato Toma. Ambasciatore, quanto sono importanti queste giornate, questi rapporti, questi protocolli d'intesa con le università, con le associazioni per sviluppare i rapporti tra Italia e Argentina? C'è molto importante perché la CUIA, no? Il Consorzio Italo-Argentino di Università, lavorano molto bene da tanti anni con l'Argentina, e questo rapporto è importante e vamos a fare firmare un protocollo per sviluppare il scambio di studenti e di professori tra Argentina e Italia. La relazione Italia-Argentina è una relazione di famiglia, no? Siamo tutti, o tutti no, almeno la metà dell'Argentina siamo tutti di origine italiana, allora c'è molto interesse in studenti e professori di venire a fare un studio o una stanza in Italia. L'impressione dell'Università del Molise e di questa regione, la sua prima volta qui da noi? Prima volta no, io avevo stato alla spiaggia, un po', però no qui a Campobasso. Molto bella, l'università tutto nuovo, tutto studenti dappertutto, una bella, come si dice, una sorpresa di vedere il Molise per la prima volta. Al presidente della CRUI chiediamo quanto possano essere efficaci e quanto siano importanti per tutte le università italiane questi incontri e soprattutto questi scambi con paesi come l'Argentina, dove metà della popolazione è di origine italiana e quindi il desiderio di venire a conoscere e magari venire a studiare nella madrepatria dei propri genitori sia fortissimo. Sì, oggi la dimensione dell'università è una dimensione internazionale, noi dobbiamo essere molto attenti e molto organizzati proprio per cogliere questa opportunità, e questa è un'opportunità che non riguarda solo le grandi università, riguarda anche le università medie e piccole, perché c'è un bacino di studenti internazionali che vogliono venire in Italia che è molto ampio. Il caso dell'Argentina è un caso particolare perché l'Argentina è una nazione che è un po' sorella dell'Italia, la gran parte della popolazione è di origine italiana, e quindi il rapporto tra le università diventa un ponte forte per il rapporto tra questi due popoli, e c'è senza dubbio il desiderio, la voglia, la comunanza di idee e anche di valori che ci sono tra questi due popoli possono spingere tanti studenti argentini a venire in Italia, e infatti le attività che si stanno svolgendo sono molto intense, molto qualificate e stanno crescendo moltissimo. Al rettore dell'Università del Molise chiediamo giustamente quanto è importante per l'Ateneo, che mira a incrementare la propria politica di internazionalizzazione, stringere questi rapporti con l'ambasciata argentina in Italia, ma anche con altri organismi che si occupano di veicolare studenti stranieri come quelli argentini, molto legati per tradizione e per storia all'Italia. Quindi ha già detto moltissimo. La realtà è che il nuovo impulso che stiamo dando ai rapporti internazionali non possono non passare per l'Argentina, che è un paese con cui storicamente l'Italia, e come si vede oggi dalla presenza del consorzio, ha rapporti di studio, di ricerca e di formazione. Oggi noi siamo particolarmente orgogliosi di avere qui il CUIA, ci sono rappresentanti di 27 università italiane, c'è la sua eccellenza l'ambasciatore argentino a Roma e c'è anche il presidente della conferenza dei rettori delle università italiane, proprio a dimostrazione di quello che l'università ha messo in piedi con l'Argentina in questi anni. Il presidente ha voluto testimoniarlo.
E questo per noi è motivo di particolare orgoglio, essere noi il luogo e la sede presso la quale si svolge questo incontro. È chiaro che gli accordi di cooperazione che oggi saranno firmati danno anche un impulso alla presenza di studenti argentini nella nostra università. È una cosa alla quale noi teniamo, perché nello scambio di internazionalizzazione che va sempre fatto, bisogna pensare ai nostri studenti che vanno in Argentina, bisogna pensare soprattutto agli studenti argentini che vengono a studiare in Italia. E noi siamo sicuri che in Molise e la nostra università si troveranno benissimo. Presidente Toma, la Regione parte attiva in questo progetto di convogliare studenti dall'Argentina all'Italia e poi anche viceversa, non dimenticando che tantissimi molisani sono emigrati in Argentina e hanno un legame fortissimo con la terra d'origine. Certo, noi abbiamo un servizio che si chiama Rapporti con i molisani nel mondo, e abbiamo anche, stiamo progettando con l'Università del Molise una convenzione per l'ampliamento dell'offerta formativa. Quale occasione migliore di questa per capire come inserirci in questo discorso di scambi culturali che speriamo che diventino anche nel futuro scambi lavorativi? Le giornate del CUIA per la prima volta in Molise, all'Università del Molise, con cui però ci sono già rapporti molto stretti, anche grazie alla professoressa Carranza, una o due giorni ricca di interventi e soprattutto di prospettive per migliorare e sviluppare i rapporti tra Italia e Argentina. Intanto grazie a questa eccellenza di università italiana, molto molto interessante, è stato fatto un lavoro davvero enorme, basta guardare e confrontare il programma di questi due giorni di cooperazione bilaterale tra Italia e Argentina. Il CUIA è un consorzio di università pubbliche italiane, ne abbiamo 27, quella del Molise e in particolare Campobasso è davvero molto molto attiva, questo ci fa piacere e questo è uno dei motivi per cui siamo qua oggi e domani a fare la sintesi su collaborazione tra Italia e Argentina. Quello che abbiamo fatto in quest'anno, ma quello che faremo anche negli anni a venire. Quindi ancora un grazie di cuore.